Il video di oggi, ragazzi, sarà molto veloce perché è un video che mi è stato suscitato da alcuni cari amici del canale che hanno evidenziato degli errori all'interno del web che sono pazzeschi. Allora, parliamo subito di errori fotovoltaici. In questa serie di video, avete visto, questo è il numero 3, c'è errori fotovoltaici e consigli fotovoltaici, perché queste due cose sono abbinate, cioè se ascolti consigli non fai errori e se fai errori era meglio ascoltare i consigli. Partiamo in quarta con il primo errore che io reputo veramente pericoloso, oserei dire veramente, insomma, mortale. Allora, questa che cos'è? Semplice, è una spina asciugo. Cioè questa noi l'andiamo a inserire in un generatore. Quando inseriamo questa nel generatore, dall'altro capo di questo cavo abbiamo la presa. E come mai c'è un'altra spina? Perché questo cavo, vedete, viene realizzato da coloro che non hanno neanche la minima cognizione di cosa significa pericolosità. Questa spina adesso viene chiamata una spina maschio-maschio ed è ovviamente vietatissima a norma di legge. Ai miei tempi, quando ero giovane, si chiamava, non era la spina maschio-maschio, si chiamava la spina della morte. Perché? Perché se attacchi questo a un generatore e poi questo lo tieni così, toccandolo con mano, ebbene qui si muore. Ora, la segnalazione che mi è arrivata dagli amici del canale riguarda proprio il fatto che sta circolando questa idea di comodità, cioè attacco questo al generatore, questa dove lo attacco? In una spina di casa. Ah sì, basta che stacco il magnetotermico differenziale perché sennò mi fa cortocircuito con la rete. Hai detto niente? Ma non è solo questo il problema grave di creare la spina mortale o spina maschio-maschio. C'è anche un altro problema, vostra moglie la vede lì a casa e ha bisogno di usare l'aspirapolvere, prende una prolunga, tanto mi servono 2 metri, ebbene la prende e chi ha nella testa che qua c'è il maschio e di qua c'è il maschio? Nessuno. Nella nostra, chiamiamola inerzia comportamentale, abbiamo questa, vostra moglie arriva e la mette nella spina del muro, perché l'avevate appoggiata lì. No, no, ma io la metto nascosta, la metto in un punto dove nessuno può trovarla, è inaccessibile. No, prima o poi ve la dimenticate lì. E chiaramente, quando uno arriva, mette la spina nel muro e di là la prende perché ci deve attaccare l'aspirapolvere. Ma trova la sorpresa: se già non l'ha toccata e si è fatta male, quando la trova, trova la perplessità e involontariamente la tocca perché dice: ma cos'è? Ma non doveva esserci la presa. E la stessa cosa può succedere a vostro figlio che magari vuole una prolunghina per il computer, per l'amplificatore della chitarra. Quindi, ragazzi, credetemi, la spina mortale, o come la chiamano adesso la maschio maschio, non va assolutamente realizzata, non solo contemplata, ma non va realizzata. Non pensiate, io ho visto dei cantieri dove per comodità, quando si lavorava nel condominio, loro via, generatore, spina spina, perché devo star lì ad aprire il quadro elettrico, connettere? Non va bene. Anche perché c'è un altro aspetto fondamentale: se avete un generatore che produce anche la giusta corrente, dovete rispettare anche la fase e il neutro, dovete passare attraverso le protezioni, anche se sono i generatori bifase, ma comunque passiamo sempre là dove la norma dice, oppure non passiamo dalle linee varie e abbiamo una nostra linea dedicata dove attacchiamo tutti gli strumenti che dobbiamo utilizzare col generatore. Ma se decidiamo di utilizzare il generatore per casa, bisogna passare dal quadro elettrico. Non da una spina e tantomeno con questa spina mortale. Ragazzi, un altro aspetto importante. Tutti noi abbiamo fatto o comprato una chiave. Questa è una chiave a tubo, a gomito, dove qui l'ho isolata con della gomma. Quindi, quando vado a chiudere i dadi delle batterie, sicuramente se mi cade non farà cortocircuito. Ok. E allora chiudo tutti i dadini. Dato che ho esperienza sulla chiusura, ormai non ne ho spanato neanche uno fino ad oggi. Ebbene, so quando mi devo fermare, a posto, a posto. Però se non siete capaci, come
cosa può succedere? Uno degli errori che capita è quello di andare a revisionare l'impianto. Ebbene, ogni tanto bisogna revisionare l'impianto, cioè io devo andare a verificare se qualcosa si è svitato. Ma nella nostra indole umana, quando noi dobbiamo verificare 20-30 dadine e neanche uno gira, viene quasi spontaneo e dice: ah, ecco, vedi qua qualcosina in più oggi, fra 3 mesi qualcosina in più, finché zac, spaniamo il dado. Se spaniamo il dado di una batteria, siamo finiti, perché quelli sono saldati, dobbiamo forare, dobbiamo col maschio rifilettare un bullone più grosso, è un disastro. Se avete la mano, verificate pure, tanto non spanerete. Se no, comprate una dinamometrica che la settate, come dice il produttore, a un certo numero di newton, e quella tic tic fa lo scatto che vi identifica la chiusura del dado nella maniera corretta. Attenzione, alcuni non sono sicuro, quindi tic, però insisto un po', e no, allora cosa abbiamo preso la dinamometrica a fare? E questo, ragazzi, non avete idea di quanto sia comune, cioè è incredibile. Altra cosa, qui vedete ci sono due alette di raffreddamento in alluminio, su una c'è montato un ponte diodi, ok, raddrizzatore, qui da trifase a positivo negativo, e questo qui invece è un SSR. Ora, se montiamo l'SSR nel nostro impianto 48 volt 6 kW, vedete qui la serigrafia è tutta bella verticale, quindi così è la sua posizione da vedere bello dritto, ma non va bene, perché così non dissipiamo. L'aria calda sale, quindi questo andrà posizionato così. Allora sì, così abbiamo la salita termica che strofina sulle alette portando via il calore. E la stessa cosa va fatta nel ponte di diodi, che non viene messo così, ma così, ok? In questo modo la salita termica va a dissipare. Parliamo adesso dell'ultimo aspetto che voglio menzionarvi. Vi ho portato un piccolo combiner box dove qui vedete un differenziale salvavita col magneto termico. Questo è praticamente l'inverter che arriva lì e poi va alla casa. Prima c'è il magneto termico dei pannelli, cioè qui quando dobbiamo fare un lavoro, tac, stacchiamo i pannelli. E prima ancora ci sono i fusibili, questi 10x38, che posizioniamo nel nostro impianto. Ebbene, cosa manca qui? Manca l'SPD, ovvero lo scaricatore di sovratensione. Perché non c'è? Non l'ho messo per fare il video, no? Ma io li metto. Perché non è obbligatorio. E alcuni amici del canale mi hanno detto: Gianni, so che ho visto, mi sono informato, non è obbligatorio. È vero, nel fotovoltaico l'SPD, ovvero lo scaricatore di sovratensione, non è obbligatorio, tranne, ecco che qui subentra il fattore consiglio, tranne i casi in cui ci sia pericolosità per l'essere umano o danno importante a oggetti, a cose. Quindi valutate voi, se voi dite no, io sono in una baita, sono da solo, qua non ci viene mai nessuno, eccetera. Sì, avete risparmiato 50 euro, 70 euro, 30 euro, dipende dove lo comprate. Ma al momento in cui viene qualcuno e a motivo di questo si dovesse far male, cose che non succedono mai, ma andate a leggere che cos'è la legge di Murphy, che qualsiasi cosa che deve accadere prima o poi accadrà. E questo vostro amico, col bambino piccolo magari, vi diventa il vostro incubo, sia nella vostra coscienza, ma anche poi nella difesa che dovrete avere verso costui che, insomma, se si fa male il figlio, non è più vostro amico. Detto questo, mettetelo l'SPD, aggiungetelo. Sì, e poi devo mettere il cavo di terra, mettetelo. Una sicurezza in più è meglio di una sicurezza in meno, anche perché non stiamo rivoluzionando il nostro impianto. È una cosa abbastanza semplice. Da qui riemerge anche riaffiora un altro argomento. Quindi Gianni, se ho le stringhe a 120 volt, 3 pannelli, sono ancora una volta in sicurezza. Metto l'SPD, ma sono ancora una volta in sicurezza rispetto a una stringa di 400 volt. Eh sì. Cioè, su una stringa, su un ibrido, l'SPD lo metto sicuro. Su una stringa toroidale lo metto lo stesso. Ragazzi, questo forse è il video più breve del canale, ma secondo me ha un significato importante, fondamentale per la sicurezza. Vi ringrazio come al solito che vi iscrivete, che guardate i miei video. Scrivete nei commenti se avete delle idee, delle situazioni che vi sono capitate, piuttosto che elementi da aggiungere nei prossimi video di questa serie su consigli e errori che possiamo fare nel fotovoltaico. Ancora una volta grazie, al prossimo video.